E il tema scelto, poi vi ringrazio anche per questo, perché mi consente di affrontare la questione del declino dell'Italia, su cui De Cecco peraltro ha scritto prima di tutti gli altri, negli anni 1990, da una prospettiva vitale e centrale che però è poco considerata, cioè il funzionamento del sistema istituzionale, burocratico, amministrativo e giudiziario, che è un aspetto. Allora, noi oggi viviamo un mondo più complesso, dove c'è una giurisdizione sul piano delle leggi che è diventato molto più complesso. Come arriva l'Italia a questa situazione? In che condizioni di partenza si trova per affrontare questa sfida che si dipana dagli anni 1990? Allora, gli studi sull'assetto istituzionale dell'Italia e del sistema amministrativo in particolare, e dicono che è stato fondamentalmente adeguato alle esigenze dello sviluppo dell'economia fino al miracolo economico compreso. I problemi sono arrivati negli anni 1970 e 80 e sono problemi di iperregolazione, di complessità crescente, che hanno creato un divario fra l'Italia e gli altri paesi avanzati. Un divario di tempi di giustizia civile, per esempio, che da noi, anche rispetto ad altri paesi con i codici come il nostro, come la Francia, sono circa il doppio. E un divario, per esempio, nella realizzazione delle infrastrutture, dove in Italia c'è stato un ritardo, abbiamo avuto tempi medi di realizzazione delle grandi infrastrutture che in Italia sono circa il doppio della media dell'Europa, 10 anni a fronte di 5. Questo deriva dalle scelte della classe dirigente politica negli anni 70 ed 80, e De Cecco, quando parlava di keynesismo delinquenziale, parlava anche di questo, parlava della classe dirigente imprenditoriale e politica, rispetto al modello di sviluppo. E anche qui è fondamentale l'insegnamento di Marcello De Cecco. Ragionare sul modello di sviluppo dell'Italia dato il suo livello di reddito, che è crescente. Allora, l'Italia negli anni 70 e 80, diventata un'economia relativamente prospera, si trova nella crisi stagflattiva, in quel contesto lì, si trova di fronte a una scelta. Se scegliere un modello di sviluppo ad alta innovazione, che non vuol dire competere sul tasso di cambio, ma competere su prodotti nuovi che altri non sanno fare altrettanto bene in settori ad alto contenuto tecnologico, che è il modello della Germania, oppure fare invece quello che ha fatto, competere con l'inflazione all'interno, la svalutazione all'esterno, più il debito pubblico gestito allora in maniera clientelare. Sono negli anni 70 e 80 che si creano questi problemi qua. E in questo quadro complessivo si crea anche una iperregolazione che per esempio si creano amministrazioni straordinarie oppure parallele, perché non si vuole riformare quelle ordinarie che peraltro funzionano male essendo state gravate da politiche particolarmente clientelari, quelle ordinarie, quindi si creano quelle straordinarie che però poi nel tempo si sovrappongono, quindi si creano più strade. Inoltre si iniziano a creare allora altre esigenze prima non avvertite, altre normative ambientali, sanitarie, le quali però si sovrappongono a quelle che ci sono già, creando già una serie di strati. In questo scenario, in questo contesto dell'Italia, l'Italia arriva alla sfida dell'euro degli anni 90. L'euro rappresentava per noi una rivoluzione copernicana, come è stato scritto, perché noi non potevamo più usare le leve tradizionali che avevamo, che era inflazione e svalutazione, che era quella del nostro precedente modello di sviluppo e cui l'Italia si era adattata. Anche su questo De Cecco ha scritto negli anni 90 cose che nessuno scriveva, perché l'adattarsi dell'Italia a quel modello di sviluppo vuol dire, è in sostanza il modello dei distretti e della piccola e dell'idea del piccolo e bello, che è anche un'ideologia culturale che allora si sviluppa. Quest'idea
la piccola impresa, meno male che c'era, ha consentito all'Italia di andare avanti in quei decenni, quanto invece la grande impresa privata e ancora di più quella pubblica entravano in crisi. Però quando negli anni 90 c'era l'ideologia dei distretti, finanche Bill Clinton ne parlava in maniera elogiativa, l'unico che scriveva in maniera critica dicendo attenti perché quelle imprese si fondano anche sull'elusione della normativa fiscale sul lavoro, noi dovremmo riformare la normativa fiscale, la normativa del lavoro, dovremmo renderle più comprensibile alle piccole imprese che non hanno gli strumenti spesso per gestire la complessità. E invece non lo facciamo, loro eludono e in cambio degli occhi chiusi del policy maker loro votano per quei politici che poi in realtà non fanno nulla per quelle piccole imprese salvo chiudere gli occhi. Questo lo scriveva Marcello De Cecco negli anni 90 in un libricino che raccoglie i suoi scritti di quegli anni, l'economia di Lucignolo, e ragionava proprio sul modello di sviluppo. Lucignolo era quel personaggio di Pinocchio che conduce Pinocchio nel paese dei balocchi, dove ci si diverte sempre, non si studia e alla fine si diventa appunto somari. E De Cecco diceva: guardate che noi stiamo sbagliando il modello di sviluppo. Dovremmo investire sull'istruzione, sull'innovazione e sul funzionamento, sul miglioramento del sistema burocratico amministrativo che è proprio di economie più avanzate ad alta complessità. Noi questo non lo stiamo facendo e faremo la fine di Pinocchio dietro a Lucignolo. E ora, qual è il punto? E il punto è che si crea, e qui la storia anche insegna in queste cose, un circolo vizioso, un sentiero di path dependence. L'Italia è in questo meccanismo. Perché? Perché più il sistema normativo diventa complesso, e adesso si è aggiunta anche appunto la complessità derivante dall'Europa, dagli authority, che tutte discendono dall'assetto europeo, più diventa difficile riformarlo. Più aumenta la tendenza alla corruzione, più aumenta la sfiducia dei cittadini verso la possibilità di riformarlo, la tendenza dei cittadini ad affidarsi col voto politico a forze antisistema, noi siamo il paese in termini elettorali con le maggiori forze antisistema quanto a voti, ma queste forze antisistema, proprio perché sono antisistema, proprio perché non conoscono la macchina, falliscono nella possibilità di riformare, perché la macchina è in mano a una classe molto preparata di burocrati di alto livello con una cultura amministrativa contabile attenta alla procedura e non al risultato, i quali sono al di sopra della politica e resistono ai tentativi di riforma. Tentativi di riforma importanti negli anni 90 sono stati fatti, per esempio, quando Cassese era ministro della funzione pubblica, quando poi Bassanini, e poi sono stati fatti anche fino all'ultimo di Boschi. Ora, tutti questi tentativi sono sostanzialmente falliti per la resistenza dell'apparato amministrativo, attento alla procedura e non al risultato. Noi oggi in Italia viviamo, possiamo leggere in parte anche la recente stagione politica che si è conclusa con le dimissioni di Renzi in questa chiave di lettura. Cioè, il fallimento della stagione riformatrice di Renzi, che pure è stata importante, con luce d'ombra, ma molto ambiziosa, di tipo istituzionale, superare per esempio, oltre alla cosa nota, il bicameralismo perfetto, superare la competenza concorrente Stato-Regioni. Poi la riforma della pubblica amministrazione, quella, poi dopo di quella lui la dava già per assodata, dice riformeremo anche la giustizia. Tutte queste riforme sono alcune platealmente fallite, la riforma della pubblica amministrazione sostanzialmente fallita, si è fatto solo molto poco. Ma vanno lette in quest'ottica, cioè nell'ottica di un circolo vizioso che produce politici
con tendenza antisistema che non riescono a gestire la macchina. E Renzi ha fallito su questo. Ed è difficile che si riprenda una stagione riformatrice di ampio respiro su questo. E da questo punto di vista le considerazioni di Giovanni Legnini sono molto appropriate. Perché se questo è il quadro, il ruolo della magistratura, che piaccia o meno, però diventa chiave e centrale, perché la politica nazionale non riesce ad agire. E non solo, diventa centrale, e questo è un punto importante, nel momento in cui la magistratura sviluppa una cultura di attenzione al risultato, più che invece alla procedura. Come normalmente con contraddizioni, una per esempio è emersa oggi, vorrei, per esempio la Corte Costituzionale avvisa, fa anche alcune sentenze, di cui dice che bisogna stare attenti agli effetti economici delle proprie sentenze. Ma quando la Corte Costituzionale ha bocciato il blocco alla reindicizzazione delle pensioni alte, fatto da Monti e da Letta, non ha pensato alle conseguenze economiche di quella situazione. Esistono delle contraddizioni evidenti, la questione è complessa. Vabbè, vi saluto. Questo è un puntiglio, forse De Cecco avrebbe aggiunto queste cose in questo studio. Grazie.